Bella ragazzi, io sono Fede e benvenuti a un nuovo video. Oggi, dopo tanto tanto tempo, sono ritornato con un video. Penso che vi piacerà, dato che è la serie che è andata di più, è la serie più famosa sul mio canale, ovvero I bambini che non credevi potessero esistere, parte 6. Non mi ricordo, sinceramente, ne ho fatte talmente tante che non me le ricordo. Per chi fosse nuovo sul canale, questa serie non è una vera top, ma più che altro è un elenco di bambini che hanno abilità o una malattia che li rende particolarmente rari e speciali. Prima di iniziare il video, metto le mani avanti perché so già che ci saranno persone che mi insulteranno o scriveranno commenti brutti comunque, perché pensano che io stia prendendo in giro questi bambini, ma non è vero. Sto solo dicendo che questi bambini sono particolari per dei motivi e basta, non voglio insultare, anzi alcuni bambini, come detto nei precedenti video, li ammiro perché riescono a vivere la vita con serenità e felicità nonostante la loro condizione. E forse anche questo che li rende unici. Fatta sta premessa che basta, non voglio più vedere commenti del genere che anche che insultano i bambini che ci sono nella lista perché mi fa veramente arrabbiare. Direi di partire. Ah, prima se volete passate al mio account Instagram anche se non sono molto attivo. E se non siete ancora iscritti mi farebbe piacere che vi iscriveste, se volete ovviamente. Direi di partire. Lara e Mara Bauer. Comunque sono bambine. Comunque queste bambine sono delle gemelle. Sono originarie del Brasile. Sono affette da albinismo. Questa è un'anomalia genetica caratterizzata da una riduzione o addirittura dall'assenza di melanina sulla pelle, sui capelli, negli occhi e diciamo su tutto il corpo. Questo vuol dire che non hanno colore o comunque hanno un colore molto strano. Come potete vedere le bambine sembrano fatte di porcellana. Sono di un unico colore, hanno la pelle molto bianca e anche i capelli. La cosa strana, e quella che mi ha stupito, è che le bambine sono di origine africana, quindi in teoria dovrebbero avere una carnagione abbastanza scura. Ed è molto strano perché hanno i tratti tipici degli africani, ma la pelle è molto chiara. Infatti, come potete vedere da questa foto, Lara e Mara hanno una sorella maggiore che ha la carnagione scura. Anche se l'albinismo le ha rese diverse dalle altre persone, le due gemelle non lo vedono come un difetto, ma anzi lo vedono come un dono e sono contente di essere diverse esteticamente dagli altri. Proprio questa diversità, infatti, le ha fatte diventare famose su Instagram, dove il loro account attualmente conta più di 100.000 follower. Beh, beate loro. Akrit Joswal. Non so come si legga. Sebbene abbia solo 20 anni, questo bambino è un medico in attività. E la cosa veramente sorprendente è che pratica questo lavoro, da più di 10 anni, quindi è da 10 anni che fa il chirurgo. Io a 10 anni, già tanto se riuscivo a giocare con le macchinine, non lo so, è un fenomeno questo bambino. Fin dai primissimi anni, i genitori di Joswal si accorsero che era un bambino fuori dal comune. Incominciò a camminare prestissimo, a parlare prima di un anno d'età. Io non so quando i bambini incominciano a dire le loro prime parole, ma cioè prima di un anno è davvero difficile. E a 5 anni incominciò a leggere Shakespeare. Io a 5 anni c'avevo i libretti, quelli tipo di Aladdin, così e facevo fatica a leggerli. Questo qua si legge Shakespeare a 5 anni. A 7 anni Joswell effettuò il suo primo intervento chirurgico ad una famiglia che non si poteva permettere un medico regolare e ci riuscì, quindi è un fenomeno veramente. A 12 anni fu ammesso a una scuola di medicina in India, diventando il più giovane studente mai accolto. Al momento sta studiando per ottenere una laurea in chimica applicata. Ma non poteva studiare chirurgia? Non lo so. Vabbè, questo ragazzo veramente è bravissimo e sicuramente diventerà uno dei migliori, non si capisce se chimici o chirurghi, al mondo, ma sicuramente in ogni cosa che studierà sarà il migliore, penso. Almeno per quanto riguarda l'India. Che fenomeni, raga. Dopo avere l'autostima ai piedi, per aver scoperto questo bambino prodigio, passiamo a un bambino un po' più particolare. Si chiama Prithviraj. Non credo di averlo letto giusto. Questo è purtroppo il bambino più peloso al mondo. È un bambino indiano di 11 anni che soffre di una rara malattia denominata nevus. Questa condizione gli fa crescere i peli proprio dappertutto, soprattutto in faccia. Come potete vedere il bambino ha solo 11 anni ma è molto molto peloso. Infatti i peli non si limitano a crescere solo sui capelli e sulla barba, sui baffi e sulle sopracciglia, ma proprio su tutta la faccia, infatti sulle guance pieno,
sul naso, no, e anche sulla fronte. A parte questa condizione, il bambino è perfettamente sano, infatti è abbastanza intelligente e fa le cose che fanno gli altri bambini. I medici dicono addirittura che non sia una malattia che duri per sempre, ma che raggiunta l'adolescenza questi peli cadono automaticamente. Se non fosse così, però, ci sarebbe un trattamento da fare con il laser e il bambino guarirà. Quindi diciamo che questa malattia è solo temporanea, per fortuna. Jean-Chris Carquirante. Oltre al fatto che ha un nome lunghissimo, potrebbe essere inserito nei record dei bambini con il nome più lungo al mondo, questo ragazzo ha un'altra particolarità, ovvero ha 300 denti a 9 anni. Per farvi capire, il numero di denti che dovrebbe avere un adulto è 32. Adesso, questo bambino, non adulto, ha 10 volte i denti di una persona grande. Questa sua malattia è chiamata iperdontia, ovvero appunto la condizione di avere molti più denti del normale. Come potete vedere da questa foto, i denti sono sparsi proprio per tutta la bocca. Non immagino solo cosa possa provare. Cioè, è una cosa stranissima. 300 denti. Cioè, vuol dire che non puoi neanche muovere la lingua. Non lo so, è stranissimo. Infatti non poteva vivere con questa condizione. A 9 anni ha subito un trattamento dove gli venivano tolti 40 denti. Che direte sono tantissimi, ma in realtà sono pochi rispetto ai 300, perché te ne rimangono comunque 260. Comunque, anche se ha questa malattia, il bambino non si è fatto scoraggiare. Infatti cerca di vivere la sua vita normalmente, va a scuola e addirittura è uno dei migliori della sua scuola. Cioè, quindi bisogna fargli solo i complimenti a questo bambino. Il bambino da grande sogna di diventare un ingegnere civile. Io gli auguro che possa realizzare i suoi sogni e di vivere la vita al massimo che può. William Franklin Miller. Questo ragazzino è considerato il bambino barra ragazzo più bello del mondo, ovviamente dopo di me. William è un ragazzo come tutti gli altri che ama lo sport, infatti il suo sport preferito è il rugby, e passare il tempo libero con i suoi amici. L'unica differenza è che questo ragazzo è praticamente diventato una star per la sua bellezza. Il suo account Instagram supera i 150.000 follower. La sua fama è cominciata quando una sua amica giapponese, vedendo la bellezza di questo ragazzo, la postò su Twitter. Molte altre persone lo videro e rimasero folgorati dalla sua bellezza e incominciò praticamente a diventare super famoso, tanto che diceva che riusciva a guadagnare 100 follower ogni 3 secondi. Beato lui, cioè cosa devo dire? William per adesso ha intenzione solo di studiare, ma chissà, probabilmente, dato il suo enorme dono, lavorerà come modello. Ragazze, voi nei commenti ditemi se è veramente il più bello al mondo o ce ne sono di più belli. Anche oggi il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Scusate che in questi ultimi 4 mesi ho caricato 3 video. Quando ho tempo cerco di caricarli. Mi dispiace, raga. Vi ricordo di lasciare like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi e di commentare quale bambino vi ha più stupito. A me hanno stupito tutti stavolta. Forse il secondo è quello che mi ha stupito in modo particolare perché, cavolo, ha 10 anni. Chirurgo ha 10 anni. Noi ci vediamo al prossimo video. Buon Natale e buon anno nuovo. Bella raga.